Grazie Presidente. Quale primo osservatore dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, la Fondazione Mediterraneo desidera testimoniare l'alta qualità del lavoro svolto finora. Nelle ultime settimane ho partecipato alle riunioni assembleari di 12 istituzioni della quale la Fondazione è membro. Dal Consiglio d'Europa alla Fondazione Anna Lindh, dalla piattaforma della società civile all'Alleanza della Civiltà. Ebbene, ho riscontrato una enorme distanza tra i dossier trattati e le vere esigenze dei popoli del Mediterraneo causate sia dallo scenario globale sia dalla primavera araba. Devo constatare con grande soddisfazione che l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo è la sola istituzione in questo momento in grado di affrontare i veri problemi e aderisce ai veri bisogni dei paesi del Mediterraneo e non solo. La Fondazione Mediterraneo, con i 43 paesi che rappresenta, con le reti in tutto il mondo, riconferma il suo sostegno all'Assemblea parlamentare con una proposta concreta. Nel 2013 Napoli ospiterà il Forum Universale delle Culture. Sarà un appuntamento importante con 100 milioni di visitatori da tutto il mondo. Io propongo all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo di riunirsi a Napoli o con un'assemblea straordinaria o con un incontro a tema, e la Fondazione Mediterraneo è lieta di ospitare questo incontro per raccontare e per fare un bilancio dell'enorme lavoro fatto da questa giovane assemblea e della sua qualità. Vi ringrazio.